Nel dubbio mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani. Perdo tutto, perdo sempre, me lo dice sempre anche la mia mamma, tu sei distratto, perdi sempre tutto, c'ha ragione la mamma. A proposito, la mamma dove l'ho messa? Allora ti alzi, accendi la luce, vai in cucina, guardi il gas, torni in camera, spegni la luce, vai sotto le coperte, stai per riaddormentarti. Ma avrò visto bene che è spento, è perché io magari l'ho visto così, invece era così. C'è la luce nella cucina, gas, camera su coperta, gas, coperta, gas. E alle 5 del mattino ti addormenti sul frigorifero. Noi siamo sani, noi siamo normali, noi che abbiamo gli strumenti per poterci realizzare con un titolo di studio. Sì, si può viaggiare, si può avere il passaporto, la patente, il porto d'armi e la domenica allo stadio. Noi siamo sani, siamo sani. Mi è venuta la colite, c'ho lo spasmo intestinale, forse non ci crederete, ma non è un caso personale. Basterebbe smettere di sentirsi vittime del denaro, del destino, del lavoro e persino della politica, perché anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione.